L'elettrico è sempre più una consuetudine nel mondo dell'auto, quindi è giusto che ogni nuova arrivata attiri l'attenzione. E ora è il momento di Hyundai con la gamma IONIQ, delle coreane nate per essere ibride, plug-in o al 100% elettriche. Ma oggi per fare le dovute presentazioni della famiglia ci pensa la hybrid in questo elettrizzante perché comprarla. Fuori com'è? Fino a non molto tempo fa una carrozzeria così veniva definita a 2,5 volumi. Ora è la norma in quanto a ibride, col portellone sdoppiato ed un accendo di coda, una forma che consente di trovare il miglior compromesso tra dimensioni, spazio interno e aerodinamica, con un CX che per la IONIQ è di 0,24, a dir poco eccellente. E se il posteriore ha dovuto cedere ai rigori della galleria del vento, il frontale si è concesso un look molto attraente, arricchito da fari bixeno e fari a LED che fanno da cornice a una bella griglia esagonale, mentre le finiture a contrasto blu spiccano sulla tinta Polar White della mia prova, una delle 8 disponibili. È spaziosa? Lo stile ha sposato l'efficienza aerodinamica senza però rinunciare alla versatilità per passeggeri e vano bagagli. Aprire per credere. La capacità minima è di 443 litri, un valore giusto per una macchina lunga quasi 4,5 metri. Le forme sono regolari e sfruttabili, peccato solo per l'altezza di accesso un po' elevata dietro. La capelliera però si avvolge e si smonta rapidamente, magari per raggiungere la capienza massima che arriva a 1505 litri abbattendo il divano posteriore. Per farlo bisogna agire direttamente dai comandi sulle poltrone visto che mancano quelli nel bagagliaio e una volta abbattuti i sedili non formano un piano di carico piatto a causa delle batterie. Inoltre, volendo essere pignoli pure sui dettagli, la rete ferma carico potrebbe essere più grande e non c'è il passaggio centrale per caricare gli sci o altri oggetti lunghi. Salire e scendere è facile perché l'apertura delle porte è molto ampia. Il divano è comodo e c'è spazio per le ginocchia anche col sedile di guida molto indietro, grazie agli schienali sagomati dei sedili anteriori che lasciano sempre posto anche per infilarci i piedi sotto. Il divano posteriore è inclinato in modo corretto, ma chi si avvicina al 1,80 m rischia di toccare con la testa. Io per intenderci sono circa 1,75 m. Volendo ci si sta anche in tre perché l'imbottitura al centro è piatta e sempre in mezzo ci sono le bocchette del clima, ma pure qui manca una presa elettrica utile per ricaricare eventuali device dei passeggeri. Se ho dei bambini? Il giroporte è sagomato come si deve, per cui il nostro seggiolino entra facilmente. Gli attacchi ISOFIX li trovate solo dietro e sono annegati dall'imbottitura. Riguardo al passeggino, nessun problema nel caricarlo in obliquo, peccato solo per la soglia alta. E la qualità? La sensazione è quella di trovarsi all'interno di un'auto curata un po' dappertutto, ma come alcune volte accade, ci sono particolari che mi piacciono di più e altri di meno. I materiali utilizzati per la plancia sono piacevoli al tatto, soprattutto sul cruscotto, meno sui pannelli porta, con assemblaggi in generale solidi e precisi. Le attenzioni si notano poi nei vani porta oggetti, capienti e tutti rivestiti in gomma, così se ci mettete delle monete in marcia non fanno rumore. E se volete essere eco fino in fondo, oltre ai tessuti eco compatibili, molto green è la funzione driver only che consente di mantenere la climatizzazione attiva solo per il guidatore, a vantaggio dei consumi. È ben accessoriata. La IONIQ parte da un equipaggiamento già completo nella versione Classic. Se poi volete i cerchi da 17 pollici, la strumentazione con display centrale a colori da 7 pollici o i fari bixeno, si deve passare alla versione Comfort che costa 1600 euro in più. Aggiungendo altri 2500 euro c'è invece la Style che ha davvero tutto, compresi per esempio l'impianto stereo Infinity, sedili anteriori a regolazione elettrica con memoria, il caricatelefono Wi-Fi o sistemi di sicurezza come il Rear Cross Traffic Alert e il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi BSD. Come funziona il navigatore? Il sistema infotelematico di base è da 5 pollici, ma qui sulla Style posso contare su di uno schermo capacitivo da 8 pollici touch, chiaro nella grafica, nella logica e veloce nella risposta. E poi ci sono pure i tasti fisici che ritengo essere la cosa migliore quando sono ben fatti, come in questo caso. La navigazione può essere anche tridimensionale con mappe aggiornate lifetime tramite il servizio MapCare. Ci sono poi i comandi vocali e la possibilità di specchiare il proprio smartphone tramite Android Auto ed Apple CarPlay. Questa è la prima Hyundai in Europa a poterlo fare. In città come va? In pratica è lunga come una Tucson, ma sapete cosa vi dico? Non sembrerebbe. La visibilità davanti è molto buona, i montanti sono ben sagomati e non troppo massicci, mentre dietro bisogna aiutarsi un po' con la retrocamera e i sensori, perché la forma dell'1.8 che è sdoppiato e la mancanza del tergi cristallo, del tergi 1.8, soprattutto quando piove, limita un po' la visibilità in manovra.
Del resto è una caratteristica che accomuna abbastanza tutte le ibride. La città rimane definitivamente il suo regno ed è proprio qui che si spiega il successo di auto di questa categoria. La silenziosità di marcia è massima, anzi persino esagerata quando il motore viaggia in modalità elettrica, perché non c'è appunto il sottofondo del motore endotermico a coprire i rumori ad esempio delle buche o del rotolamento delle gomme. La modalità elettrica non è possibile selezionarla con un tasto come avviene su altri modelli della concorrenza, ma è tutto automatico. Detto questo, non ci sono scossoni, vibrazioni, l'assetto è davvero ben tarato, soprattutto a retrotreno dove sono alloggiate le batterie. A retrotreno c'è un multilink a doppio braccio inferiore che veramente assorbe pavè, tombini, tutto al meglio, nonostante questo allestimento style abbia i cerchi da 17 con pneumatico 225-45 in luogo ai 15 delle altre versioni. E se è vero che la sicurezza non è seconda a nessuno, la Ioniq di serie offre l'AEB, ovvero Automatic Emergency Brake, la frenata autonoma che sfrutta il radar frontale e sensori video per frenare automaticamente la vettura in caso di emergenza, utilissimo supporto alle sempre più frequenti distrazioni alla guida, insuperabile poi per evitare incontri ravvicinati col carrozziere. È bella da guidare? Sotto il cofano della Ioniq troviamo un motore 1.6 GDI a iniezione diretta di benzina 4 cilindri che eroga 105 cavalli, ai quali si aggiungono i circa 32 kW del motore elettrico per un totale di 141 cavalli e 265 Nm di coppia. Ma è proprio grazie alle batterie del motore elettrico a polimeri agli ioni di litio che lo spunto ai bassi regimi è davvero molto interessante. Ma la vera chicca, almeno per me, su questa Hyundai è il cambio, un vero cambio, un doppio a frizione DCT a 6 rapporti che regala sensazioni di guida pure paragonabili a quelle delle auto tradizionali con cambi automatici tradizionali, eliminando quel fastidioso effetto elastico che di solito viene associato appunto alle auto elettriche. In poche parole, ad ogni pressione del piede sull'acceleratore, ad ogni aumento di velocità, corrisponde un aumento dei giri motore e questo rende la guida più pura, diretta. Quindi considerando che voi state sempre guidando la vostra ibrida, però la sentite, non è per niente male come sensazione. E se volete chiedere ancora qualcosa in più alla vostra Ioniq, basta mettere il cambio in sport. Ecco, il motore diventa più pronto, lo si sente soprattutto appena toccate, sfiorate l'acceleratore, la grafica della strumentazione ve lo ricorda e compare un bel contagiri, e potete utilizzare anche il cambio in modalità sequenziale, quindi scalando o salendo di rapporto manualmente, ed è anche molto rapido. A voi la scelta se divertirvi così oppure cercando di raggiungere con la modalità eco consumi davvero bassi. In ogni caso l'insonorizzazione e l'isolamento acustico rimangono al top, delle doti che se unite all'assetto davvero confortevole non dico che trasformano il percorso casa lavoro, però di sicuro potreste arrivare in ufficio con un mezzo sorriso, sicuramente non con il broncio. Quanto consuma? Le numerose attenzioni riguardanti l'efficienza aerodinamica, come per esempio il sottoscocca dell'auto quasi tutto carenato per evitare attriti, portano benefici nel reparto consumi ovviamente. Io non sono un campione di percorrenze, ma in città sono riuscito a fare circa 20 km con un litro, che sono scesi a 17 fuori città e 15-16 in autostrada, dove di solito altre ibride soffrono di più. Un dato quindi molto interessante, parliamo di una media di 17-18 km con un litro, ovvero 5,5 litri su 100 km, ma con un piccolo sforzo in più si può arrivare anche a 5 litri nei 100 km. Quanto costa? La Ioniq Hybrid Classic parte da 24.900 euro e come tutte le Hyundai ha 5 anni di garanzia, controlli gratuiti e assistenza stradale a chilometraggio limitato, a patto però che la manutenzione ordinaria venga effettuata presso la rete Hyundai. Sulle batterie invece la garanzia è di 8 anni o 200.000 km. Il listino sale con gli allestimenti Comfort e Style offerti rispettivamente a 26.500 e 29.000 euro. Difetti? Raramente i coreani trascurano qualche dettaglio, quindi mi ha stupito un po' vedere come la moquette della zona di carico del vano bagagli sia di qualità lievemente inferiore di quello che mi sarei aspettato. E poi, sempre nel vano bagagli o nella zona posteriore, una bella presa 12 volt avrebbe fatto comodo. E infine, il freno di stazionamento a pedale proprio non si abbina a un'auto così all'avanguardia. Qual è la versione migliore?
In attesa dell'allargamento della famiglia con 100% elettrica e della ibrida plug-in, la Ioniq è solo hybrid 1.6 DCT da 141 cavalli con cambio a doppia frizione. Dei tre allestimenti, quello intermedio comfort a mio avviso è il più interessante ed equilibrato e offre accessori come i fari Bixeno, i cerchi da 17 pollici e il quadro strumenti LCD da 7 pollici. La consiglieresti? Piacevolissima da guidare la Ioniq così, e in merito va in buona parte anche al cambio a doppia frizione, che piacerà tanto a coloro che magari stanno cercando un'elettrica ma hanno paura di variare troppo le proprie abitudini. Insomma, un'ibrida completa con dei volumi utili per una famiglia magari nel periodo delle vacanze e capace di rendere davvero rilassante il percorso casa-lavoro, senza considerare i vantaggi dell'ibrido che cambiano da regione a regione, comune a comune, ma possono essere l'entrata nelle ZTL, bollo e assicurazione a un prezzo inferiore e la possibilità di parcheggiare sulle strisce blu gratuitamente ad esempio a Roma. E il portafoglio ringrazia. Mai come per le auto green vale il consiglio provare per credere. Nell'attesa informatevi nel modo giusto, ovvero sul nostro Trova Auto. Lì troverete tutte le concorrenti della Ioniq, a partire dal gruppo Volkswagen, ma soprattutto le tante giapponesi Toyota, Lexus, Suzuki e Honda. E nell'attesa mettete mi piace sulla nostra pagina Facebook e iscrivetevi al nostro fotonico canale YouTube.